Si è svolto ieri all'oratorio di Arco il tradizionale pranzo di Natale di Altogarda Solidale e Noi Oratorio, allestito in collaborazione con il Lions Club Arco Riva, il Rotary Club Riva e Round Table. Altogarda Solidale si occupa di raccogliere nei vari supermercati della zona i cibi di immediato consumo che sono prossimi alla scadenza e di ridistribuirli alle persone che nell'Altogarda ne hanno bisogno. 180 le persone di varie nazionalità che hanno preso parte al pranzo per un momento di convivialità e condivisione reso ancora più importante dalla presenza delle autorità. Vediamo il servizio. Noi abbiamo incominciato a lavorare 2 anni fa. All'inizio eravamo una quindicina di volontari, poi man mano che i nostri amici che vengono da lontano continuavano ad aumentare, abbiamo fatto in modo tale di arrivare ormai a 35-40 volontari. E lavoriamo 3 giorni alla settimana, martedì, giovedì e sabato. Tutti nei supermercati, abbiamo un furgone nostro grazie all'interessamento del Lions Club, il quale che ci è stato veramente di un aiuto e continua a essere un aiuto incessante per noi e per fortuna, perché senza di loro noi non potremo andare avanti con le spese che abbiamo. E un ringraziamento solenne, visto che devo fare, anche a tutti i nostri volontari, i quali si prodigano dalla mattina alla sera ad aiutare il prossimo. E vorrei soprattutto nominare solo una persona veramente valida, che con me già dagli anni 1999 abbiamo iniziato, vuol dire Paolo Morgan, il quale siamo sempre stati molto vicini l'uno all'altro, anche se ogni tanto abbiamo un piccolo diverbio, in quanto che il lavoro è tanto, però questo nome lo devo fare perché veramente mi è un grande aiuto. Cioè, in poche parole, tutta la roba che i supermercati una volta buttavano via, noi andiamo a raccoglierla. E ultimamente, solo la settimana scorsa, abbiamo raccolto circa, tenetevi forte, quasi 3 quintali di cibo che stava per essere gettato via. Le abbiamo consegnate a circa 550 persone lungo la settimana, naturalmente, che almeno questo possono continuare a sfamarsi, diciamo, lungo questa settimana. Oltre che Arco e Riva, come già stiamo facendo, da circa un mese andiamo anche in quel di Malcesine, che abbiamo istituito anche quella una raccolta e una distribuzione cibo a circa 7-8 famiglie. Che noi abbiamo soltanto messo del nostro per darti una mano, per cercare di attivare la tua idea, che è stata un'idea bellissima, è stata un'idea di mettersi al servizio delle persone che hanno bisogno, purtroppo in questi tempi non facili, hanno bisogno di anche di mangiare, e questo ci ha dato una soddisfazione più grande di tutte quelle che potevamo avere.